Laudetur Jesus Christus. Carissimi figlioli presenti in cappella e quanti ci seguite attraverso Radio Domina. Oggi, 14 aprile, celebriamo la festa liturgica del Defensor Christianorum, il padre apostolico San Giustino, filosofo e martire. E siamo all'antivigilia del compleanno di Papa Benedetto. Vogliamo sentirlo molto forte questo momento di festa a cui ci prepariamo venerdì prossimo, il 94esimo genetriaco del Santo Padre. Cominciate a preparare gli ingredienti per le torte. Faremo una gara come l'anno scorso e vedremo chi vincerà la torta più bella, riceverà una corona del rosario pregiata, ma mica tanto, fatta dalle nostre figliuole. Ecco, preghiamo per il Santo Padre. Mi sembra che qua e là da diverse parti si cercherà di appropriarselo. Ecco, dobbiamo pregare molto per lui e pregare di rimanere in unione con lui. Dunque oggi San Giustino era filosofo, lui aveva conosciuto la sofia umana, terrena, la sapienza, la cultura, no? Vediamo oggi molto bene tutti questi pensatori illuminati che vanno in TV, c'è Chipaone, è uno di questi, no? Mi è venuto subito in mente lui perché c'è un conto aperto con lui, c'è Chipaone, un illuminato, no? Sono tutti questi alla Chipaone che vanno in TV, sono tutti illuminati, studiosi, colti, ecco. Ma c'è una sapienza umana. E c'è una sapienza divina che viene dall'alto, è una sapienza celeste che scende in noi come rugiada nella notte della fede. Noi sappiamo, la rugiada si muove, si crea sull'erba di notte e poi al mattino presto. Allora la sapienza divina filtra in noi nella notte, diciamo così, della fede, cioè durante il tempo della battaglia sulla terra e nel silenzio del cuore. San Giovanni della Croce ha potuto sviluppare molto bene questa tesi di una sapienza divina che il mondo non conosce, che il mondo non conosce. È la sapienza della croce. Giustino, filosofo, incontrando il Messia, non si stupisce che sia morto in croce, lo accetta. Ed ecco allora che si converte, apre il suo cuore a Gesù, diventa cristiano. Siamo nel 130 d.C., diventa cristiano, un filosofo che diventa cristiano. Abbiamo avuto nel corso dei secoli pensatori di alto spessore che poi si sono convertiti, non è il caso in questo momento di fare un elenco preciso, ma ecco, lui che era un filosofo molto stimato, che aveva studiato nei più prestigiosi centri accademici dell'allora mondo conosciuto, si apre a Gesù Cristo, lo incontra. Che bello questo passaggio, incontrare Gesù e consegnargli la propria vita, senza ripensamenti, senza tentennamenti, incontrare Gesù. E stamattina ho portato l'immagine del cane che in riva alla spiaggia piangeva perché il padrone faceva il surf e lui è venuto a chiamarmi. Io sono chiamato nei momenti proprio di maggiore disgrazia, non solo dalla gente, ormai anche dai cani, tutti mi conoscono. E ero lì che pregavo e questo povero maremmano mi ha chiamato, io poi per i cani ho un debole, ma mi ha fatto una tenerezza, io mi ero quasi commosso, perché piangeva e col pianto mi diceva che voleva andare dal padrone. Io ho pensato, noi dobbiamo essere così con Gesù, dobbiamo piangere quando lui è come se si allontanasse da noi e cercarlo di continuo e chiamarlo, invocarlo. Ecco, chi fa l'esperienza di Gesù non lo può più abbandonare, vive di lui. Diceva Sant'Antonio Abate, respirare Cristo. Ecco, respirare Cristo. Come il corpo respira l'aria, l'ossigeno per sopravvivere, e così l'anima respira Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'H2O, l'ossigeno, no, l'H2 è l'acqua, scusate, l'ossigeno dell'anima, ma anche l'acqua se volete, l'acqua. Nell'Apocalisse è bellissimo quel passaggio dove l'agnello dice li condurrò alle sorgenti delle acque della vita. Ecco, allora San Giustino incontra Gesù
e da quel momento San Giustino non si volta più indietro. Abbracciala questa scienza della croce. Come si ottiene questa scienza della croce? Accettando, miei cari figlioli, il disegno di Dio. Guardate, nessuno di noi, questo è uno dei peggiori problemi del peccato originale, forse il peggiore, nessuno di noi, neppure i più grandi santi, anzi tante volte erano quelli che avevano più problemi su quello che sto per dire, ha la certezza matematica di essere in grazia di Dio. Chi ce l'ha? Sapete, bisogna sempre stare attenti. I superficiali sono certi di essere amici di Dio. I superficiali, quelli cioè che hanno una fede così all'acqua di rose, sono convinti di essere amici di Dio, ma chi intensifica il cammino di fede cambia tutto. Padre Pio portava l'immagine del bicchiere: se te metti il bicchiere nella vetrina è pulito il bicchiere di cristallo, ma se te lo prendi e lo metti sotto il raggio di sole, allora vedi tutte le... E così c'è un tormento negli animi, nelle anime sante, che è quello di sapere: Signore, ma io sono dalla tua parte, io auspico che nessuno sperimenti mai quelle intensità che hanno sperimentato i santi, perché il purgatorio sulla terra, questo soffrire di non sapere se si è nella volontà di Dio e non avere risposta chiara, perché le tracce ci sono ma non c'è mai la risposta chiara. Naturalmente il fatto stesso di chiederselo, se ci pensate, tutto sommato è già segno che te comunque capite. Ma il povero, per esempio, padre Pio era tormentato da questo, ma nessuno provava a spiegarglielo. Ma senti padre, ma il fatto stesso che te ti interroghi vuol dire che già, ma non c'è niente da fare. Nessuno può avere la prova certa di essere in grazia di Dio, ma ci sono degli indizi per capirlo. Il primo, pensi sempre a Dio, tutto quello che fai, che vivi, il pensiero di Dio si assesta in te, non come se ti ritorna di tanto in tanto, ma è sempre dentro di te. Tutto quello che fai, tutto quello che pensi, tutto quello che dici, col marito, con la moglie, coi figli, coi parrocchiani, coi fedeli, con gli amici, al lavoro, a casa, lo svago, i viaggi, questo e quell'altro, sempre hai questa ossessione davanti a te che è Dio, pensi sempre a Dio. Questo è un buon segno, una traccia, diciamo così, che potresti essere in grazia di Dio. Un altro segno che sei in grazia di Dio è sfogarti con l'amore per il prossimo, cioè i santi che si interrogavano se c'era l'amore di Dio nel loro cuore, nel frattempo, come padre Pio, si spendevano per gli altri. Allora quando tu hai una vita, si dice una proesistenza in termini quelli studiati, proesistenza, cioè esistere in favore degli altri, se te vivi per gli altri e non per te stesso, non ti chiudi in questo egoismo narcisistico, ah ma chissà se io sono con Dio, cioè quelle anime infruttuose, improduttive, in letargo, anime oziose il più delle volte, e questo sarà il terzo aspetto, che però poi pensano sempre solo e soltanto a se stesse, capito? Allora lì qualche problema c'è. Ma invece l'anima che è tormentata dal chiedersi se vive per Dio e nel frattempo vive per gli altri, quella è una traccia. Li ripetiamo insieme che me li scordo anch'io. Il primo era... Ve lo siete già scordato? Che meraviglia, eh? Eh? Ecco, pensare sempre a Dio. Il secondo? Ecco, vivere per gli altri. Il terzo aspetto che ci fa capire che ci sono delle tracce, che stiamo compiendo la volontà di Dio, attenti bene, e può sembrare banale quello che sto per dire, ma se conoscete i padri della Chiesa, i maestri di spirito, vi renderete conto, un'anima pigra deve ancora crescere molto. Un'anima pigra che si piglia il sole, nel senso sto dire, visto che adesso sono le prime giornate, e poi però possibilmente fa credere di essere un'anima mistica, l'anima che è in Dio ferma non ci sta, ma non nel senso dell'attivismo febbrile, no? Ma proprio della produzione anche spirituale, dello stare sempre a fare il bene, a cercare di fare il bene, e le anime contemplative appunto fanno il bene in una vita di preghiera. Quarta traccia, la più importante, quando tu stai soffrendo per amor di Dio, è la scienza della croce. Cioè quando tu, perché stai seguendo il Signore, soffri, e tutto non è che ti va bene. Sant'Ignazio di Loyola, quando le cose andavano bene, piangeva la sera, chiamava il suo collaboratore, che ho fatto di male oggi al Signore?
perché quando tu servi Dio, gli spiriti dell'aria, come li chiama Paolo, gli spiriti delle tenebre ti si mettono contro, allora tentazioni, dubbi, incertezze, si organizzano, guardate che molti ormai vanno dagli psichiatri, dagli psicologi, e qualche volta ce n'è bisogno, ma il più delle volte sono solo logismoi, li chiamano i padri della Chiesa, cioè pensieri indotti dagli spiriti malefici che vogliono interrompere il nostro cammino. Ma veramente chi si mette dalla parte di Dio conosce il disprezzo del mondo, conosce il distacco anche dal mondo. E questo era, credo sia il quinto punto, ma il quarto non è quello della croce, il quarto della croce, il quinto sto dicendo, e concludo per oggi, è quello di non sentire più attrattiva per il mondo. Questo anche è molto importante, che non significa, soprattutto se una persona vive nel mondo, di fare l'aristocratico dello spirito, significa realmente non avere più quell'attrattiva mondana che prima c'era, e invece l'anima è sempre di continuo richiamata alle cose del cielo, alla preghiera, alla vita di grazia, capite? Questi sono alcuni segni che fanno capire se noi siamo nel compimento della volontà di Dio. Per ora nelle chiese si usa il cero pasquale, no? Cioè, quando ero viceparroco, mi ha mandato in una parrocchia a Missil Mary, il povero parroco era anziano, figlio del Concilio Vaticano II, usava il cero pasquale per risparmiare quello elettrico. Cioè c'era un filo dietro. Ora, scusate, dico, il cero pasquale elettrico che senso ha? È contraddittorio. E contraddice se stesso il cero pasquale con la luce elettrica, no? Ecco, io penso che oggi il cattolicesimo dei nostri giorni è un cero pasquale elettrico. Siamo dei ceri pasquali elettrici. Non c'è più la fiamma, Non c'è più la fiamma. Appena si spegne. Così è. Quando io mi ricordo che lo dissi al padre, dissi da viceparro: senta padre, ma dobbiamo mettere il cielo pasquale con la fiamma vera? Costa troppo, mi ha detto. Ma come padre? Io ho detto costa troppo. Ma guardi, ho provato a convincerlo perché era anziano, hanno aumentato la bolletta dell'Enel, così lei pagherà molto di più, era molto attaccato. Ah sì, così mi dice padre. Sì padre, guardi che sta così, lo confermo, me l'ha detto il vescovo di dirle che... Ah, il vescovo, appena detto che gliel'aveva detto il vescovo, ha detto domani compriamo il cielo pasquale, quello di cera d'api, perché poi voleva rimediare, perché si aspettava che venisse il vescovo a controllare, non era vero niente, però io ero riuscito con le picche a mettere lì, a piazzare il cielo pasquale con il fuoco, non con la luce elettrica, che non è questo adesso qui un disguido di tipo liturgico, è di tipo spirituale. Oggi siamo come il cero pasquale elettrico, c'è un cattolicesimo finto, c'è un cattolicesimo inutile, c'è un cattolicesimo vuoto, c'è un cattolicesimo spento, senza fiamma, senza fuoco, senza spinta, senza entusiasmo e senza zelo. Non serve a niente quel cattolicesimo lì. Ah, poi volete sapere che fine ha fatto il cielo pasquale elettrico? Volete sapere? Sicuro? Beh, io l'ho chiesto al parroco, mi è tutto contento, mi ha detto vieni che te lo mostro, se l'era messo nella camera da letto, così lui lo teneva acceso la notte, gli faceva luce, perché era una luce fioca, e ha detto beh, qui anche al limite può stare. Lui un po' impallidendo mi ha detto, non mi vorrà dire che il vescovo vuole che lo metta anche qui, vero il cero pasquale, nella stanza ha detto no, qui, ha detto questo no, ecco il cero pasquale finto non serve a niente, è un abat-jour. E il cattolico oggi è finto. Stiamo attenti, figli cari. Chiediamo alla Madonna Santissima che il nostro cattolicesimo sia autentico, vero, che la fiamma sia quella accesa di fuoco, non quella elettrica finta. Che San Giustino, che muore martire, il filosofo santo, defensor Christianorum, dal cielo interceda per tutti noi. Laudetur Iesus Christus.